Buongiorno a tutti. Ci approcciamo a fare una meravigliosa lezione sfruttando anche qualche movimento di yoga e qualche respirazione di yoga. Sapete come la respirazione è davvero molto molto importante per la nostra salute. Spesso non riusciamo a respirare bene, o comunque, anche se ci sembra di respirare, non respiriamo in maniera completa, non respiriamo in maniera profonda. Il respiro, l'aria, l'ossigeno ci dà veramente un grande aiuto a far star bene tutti i nostri organi, e tutta sia la parte energetica che più funzionale, che più del corpo, quindi i nostri organi, tutta la nostra pelle, i nostri polmoni, gli occhi, tutto quanto, insomma sappiamo esattamente quanto sia fondamentale. Basta solo fare dei respiri profondi, vi consiglio un ciclo di 5 respiri profondi per sentirsi più lucidi, proprio più calmi e più centrati. Quindi andiamo subito. Vi consiglio di tenere vicino a voi una piccola copertina, come sto facendo io oggi, in realtà la mia è grande, perché alternando movimenti e respirazione, a volte magari possiamo sudare e poi rimanere fermi può dare fastidio. Con le gambe incrociate andiamo a sentire la nostra schiena e soprattutto questa parte dei glutei, degli ischi, bene che sprofondano a terra. Lasciamo cadere un momento la testa, portiamo l'orecchio verso la spalla destra e a sinistra. Cerchiamo di muovere solamente la testa, di non compensare con il tronco adesso. Destra, un momento ancora. E sinistra. Facciamo una piccola circonduzione, passando con la destra giù in avanti, senza andare indietro, non buttate indietro il collo, semplicemente alzate un pochino il mento, ma supportate il peso. Andiamo dalla parte opposta. Adesso facciamo questi 5 respiri che vi ho chiesto, di cui vi parlavo poco fa, respirando solo dal naso e cercando di, spingendo la lingua sul palato, di portare più aria possibile, come se noi fossimo un vaso. Quindi immaginate come entra l'aria, come se dovesse entrare nell'acqua, e per cui riempiamo prima la parte sotto e a salire tutta la parte sopra. Quando la svuotiamo, quando espiriamo, facciamo l'opposto.
Immaginate proprio un vaso che si riempie d'acqua, e quindi prima si riempie la parte sotto e poi sopra, e poi andiamo a rovesciare l'acqua e quindi si va al contrario dell'espirazione. Proviamo con gli occhi chiusi. Infine apriamo gli occhi e iniziamo a sentire, se ci fate caso, se prestate attenzione, già un respiro più calmo, già come se la stanza fosse più luminosa. E questi sono veramente gli effetti di un respiro profondo che spesso non facciamo. Andiamo a muovere il corpo facendo questi cerchi sufi di yoga, e portiamo in avanti il busto inspirando, espirando lo portiamo indietro. Non fatelo con la testa, fatelo, immaginate solo dal vostro centro, dal vostro, per la parte centrale, di creare questo disegno a cerchio. E ogni volta vorremmo fare più grande. Oh, finalmente un po' di sole in piscina dopo tanto. Cambiamo, andiamo dall'altra parte. Sempre inspiriamo nel mezzo cerchio in avanti ed espiriamo indietro. Cambiamo. Andiamo più veloci. Andiamo a massaggiare davvero tutti i nostri organi vitali, i reni. Andiamo a creare spazio nel nostro petto e smuoviamo la nostra energia. Portiamo sangue in tutte le nostre articolazioni, tutta la parte della colonna vertebrale, in tutto il suo, dal capo all'inserzione. Cambio.
raggiunti, se lungo il passaggio, I'm such, to God such, heavy such, non inclusi such, non inclusi such. Inspiriamo al centro e espiriamo. Lasciamo cadere sulle spalle, pesanti, pesanti, ancora. Inspiriamo. Apriamo le braccia, lontanissime, stendiamo i gomiti al massimo, pieghiamo i gomiti, quattro dita avanti alle spalle, un dito solo, il pollice dietro. Tenendo bene i gomiti paralleli al pavimento, inspiro vado a sinistra, espiro a destra. La testa segue il movimento, non comanda. Chiudete gli occhi in questo. Inspiriamo al centro e puoi girare un po' la testa, ma rimanete. Respirate, soprattutto se sentite un po' di nausea, tutto è possibile, si stanno smuovendo tanti blocchi. Stiamo scegherando tante tossine, quindi è tutto normale se lo sentiamo. Io non mi vedo più. Ok, bene. Adesso apriamo le nostre gambe, tipo un ragnetto, e portiamo solo giù un ginocchio. E apriamolo bene, spingiamolo indietro e l'altro. Apriamo bene le nostre gambe, più possibile, giù, un ginocchio alla volta e su, e ancora, giù e su, e giù
Espira. E andiamo di seguito. Teniamo anche un pochino il petto aperto, no? Andiamo a stendere le gambe e pieghiamole spingendo i talloni a terra. Stendo, fuori la gabbia. Facciamo la stessa cosa con le nostre braccia. E inspiro, espiro, inspiro, espiro. E fuori, ancora. I muri si avvicinano e i muri si respingono. Alziamo le braccia, portiamo in questo modo, prendiamo un polso, stiriamoci verso il soffitto, stiriamo prima un braccio e poi l'altro. E qua. And up. Giro. And up. Frontale. E diagonale. Front. And up. Up. Rimaniamo, piego i gomiti, vicino i gomiti verso il mio petto, apro il petto, piego la gamba, su, su, estendo tutto, cambio, mobilare, estendo, ancora, l'aria sul petto, estendo, cambio, estendo. La luce, stendo, vedo il sole, come se piove, e stendo. E stendo. Apri le braccia. Palmi che guardano l'alto, giù le spalle, respiro profondamente dal naso, occhi chiusi, braccia che formano proprio una traiettoria di 60 gradi, mi raccomando, portate giù le spalle, occhi chiusi e respirate. Thank you.
Respiro lento, lungo e profondo. Siamo un istante fermi. Ascoltiamo il nostro corpo. Parallela al pavimento con le braccia, quindi più rapido. Andiamo a lavorare un po' sui fianchi. Mi lavoro i fianchi. E un po' sulle nostre anche, l'interno coscia che si attiva, le braccia, le spalle, la schiena. Ancora. E andiamo a prendere, se riusciamo, le punte dei nostri piedi. Se non riuscite, tibie. Schiena dritta. Respiriamo lento, lungo e profondo. Inspiriamo, ritorniamo. Sono molto impegnativi questi momenti in cui vi chiedo di stare ferme in posizioni scomode di lavoro. È veramente importante sfidarvi un po'. Non lo tengo troppo a lungo quel momento, qualche neanche un minuto, ma cercate veramente di starci. Allora andiamo adesso in posizione di quadrupedia. Andiamo a mobilitare un po' la colonna vertebrale, attivare anche gli addominali,
e aprire le spalle, un po' tutto insieme. Testa giù, schiena rotonda, inspiro, scusate, fuori l'aria. Inspiro, testa su e bacino in alto. In un movimento fluido e dinamico. Ricordate che la testa si muove, ma non è l'input. L'input è sempre il centro del vostro corpo, dall'ombelico muovo. Iniziate un po' di più ad avvicinare il naso al coccige quando siete in posizione rotonda. Aggancio le dita dei piedi, vado su nel triangolo e respiro. Spingo bene i talloni a terra, spingo bene le braccia. Respiro profondamente. Rigenero tutti i miei tessuti, il sistema nervoso, ghiandolare. Sulla gamba sinistra e rimango. La vostra forza per resistere al respiro. Come nella vita, così nell'allenamento. Alleniamoci il corpo, alleniamoci alla vita. Thank you.
giù, rimaniamo in triangolo. Alziamo i talloni e scendiamo. Ancora. Scendiamo con le ginocchia e braccia lungo i fianchi, lungo le cosce, fronte giù, rimango. Inspiro, torno su, lasciando che la testa salga per l'ultima, rimanete col bacino verso i talloni. E portiamo il bacino in alto. Chi ha problemi alla schiena, questo esercizio non è la cosa migliore da fare. Vi consiglio di evitare un momento questo prossimo, ma che se non abbiamo problemi alla schiena è veramente molto utile per aprire le spalle e andare sempre flessibilità alla colonna vertebrale, che ovviamente noi spesso utilizziamo, cerchiamo di rendere flessibile con le curve andando in avanti, ma dobbiamo anche renderla flessibile andando indietro. Quindi vi consiglio, per proteggere la schiena, due cose: glutei fortissimi, dovete strizzarli proprio, e l'altra cosa è di fare movimenti fluidi. Se siete stanchi da quella posizione, non vado di scatto a chiuderla, ma vado gradatamente, con controllo, mi muovo sempre in maniera delicata. Vado prima su un fianco per posizionare le mani sulla caviglia. Se non ce la faccio, posso anche posizionare le mani all'attaccatura del gluteo. Quindi prima vado su un fianco e poi andrò indietro. Molto importante, quando chiuderò l'esercizio, ritornerò sul fianco, quindi da dietro non vado direttamente frontalmente su, ma passerò di nuovo dal fianco, se possibile l'altro, non quello iniziale, l'altro. Quindi vado, strizzo forte i glutei, ricordiamoci, lascio cadere la destra e rimango. Vado sull'altro lato, piano piano, fluidamente, mi rimetto nella posizione chiusa, 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 schiena rotta. Inspiro, vengo su, srotolo la schiena, sempre srotolo, creo spazio.
spazio tra una vertebra e l'altra, un bello occasione. E andiamo a mettere i nostri gomiti in appoggio formando un triangolo, fronte giù. Scegli bello bello, 100 giga, minuti e sms in Italia sui 7,99 al mese. Cosa aspetti? Fronte giù, se potete poggiarla, gomiti a terra, stendo una gamba sola dietro di noi, strizzando bene il gluteo, tenendo l'ombelico non sfalciate, altrimenti la schiena soffre. Piego, stendo la gamba, rimanendo con il ginocchio in alto. Respiro sempre profondamente. Adesso do dei calci. Piego e calcetto. Tirate sempre un po' l'ombelico indietro, ovviamente. Rimango a gamba tesa. E cambiamo. Su. Piego e stendo. Accetti. Rimani su. E di nuovo rilassiamo sedute sui talloni. Fronte in appoggio e respiro profondo. Inspiriamo, srotoliamo. Per ultima posizione, in questa faremo la candela, ma in questa posizione mi raccomando, se avete dolore al collo, stessa cosa, evitatelo. Evitate questo esercizio. Andiamo a sdraiarci, portiamo le mani dietro ai reni, cercate il più possibile di avvicinare i gomiti a terra tra di loro. Respirando, porto le gambe più possibile a candela, proprio più dritte possibile, perpendicolare al soffitto.
una gamba scende verso la vostra destra, l'altra sale. Cambio. Tutte e due su. Piego le gambe verso il petto e piano piano, se posso anche i piedi verso la testa, scendo. Le gambe al petto rimango, respiro profondamente. Rimanete ancora. Stendo una gamba soltanto in alto, prendo se posso il piede, se no anche il polpaccio, dove arrivate arrivate, e rimango. Cambiamo gamba. Perfetto, saliamo su, rotolando un po' sulla schiena, mi raccomando se avete i tappetini, quelli un po' più cicciotti, altrimenti non lo fate. E rimaniamo in posizione facile, le gambe incrociate,
Rischi bene fuori. La copertina, se l'avevate. Ci copriamo un po' perché ora vi invito davvero a fare un respiro lento, lungo e profondo. Mettiamo le nostre mani sul ventre proprio per sentire l'aria che arriva fino in basso. Sentirete anche la differenza tra prima della lezione e adesso. Sicuramente adesso c'è più possibilità di fare entrare aria, ossigeno. Occhi chiusi, concentriamoci a guardare questo punto tra le sopracciglia e respiro lento, lungo e profondo solo dal naso. Era proprio
un piccolo momento di riuscire a toccare che cosa un po' vuol dire meditare. Soprattutto a fine allenamento trovo sia veramente pazzesco, come a nuovo, come se durante l'allenamento potessimo avere questa sensazione di pulizia, pulizia che poi viene consolidata con questo momento di respiro profondo, di ascolto profondo. Grazie, ha smesso anche di piovere, è stato bellissimo, come sempre. Grazie per le persone che sono qui live insieme a me e grazie per chi poi vedrà in un successivo momento. Vi abbraccio, fate un ottimo weekend e ci vediamo sabato, domani alle 11. 10.30 o 11, su Facebook farò una lezioncina rapida per attivare un po' il metabolismo, per stare insieme, per ritornare, per svegliarci bene, per dare tutta una gioia alla nostra giornata. Diversa, perché io sono certa di questa possibilità che l'allenamento ci davvero, beh, è scientifico, ci dà endorfina, quindi ci mette il sorriso e di buon umore più facilmente. Vi abbraccio ancora. Ciao a tutte. Ciao. Con la copertina oggi vi saluto. Ciao.